Una buona serata, seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo in apertura con l'inchiesta sugli appalti, perché appalti ovviamente legati alla ricostruzione, perché degli interrogati di ieri solamente Leonardo Santoro ha fatto delle dichiarazioni e il geometra che intercettato con un altro imprenditore che rideva parlava delle commesse per Amatrice. Nulla da nascondere, ha dichiarato il suo legale. Gli avvocati attendono intanto di visionare tutte le carte per poter preparare le strategie difensive. Il servizio di Daniela Rosone. L'unico a parlare nella giornata di ieri tra gli arrestati e i domiciliari dell'inchiesta all'importante a partecipare è stato Leonardo Santoro di Avigliano, geometra dell'Internazionale difeso dall'avvocato aquilano Stefano Rossi. Non ha nulla da nascondere, ha dichiarato all'uscita ai cronisti Rossi, ha parlato con il giudice. No, ha detto tutto quello che voleva dire. Ha risposto? Certo che ha risposto. Le scelte tecniche, punto. Sulle quali il pubblico ministero ha detto che andrà a effettuare verifica, se la verifica è positiva finisce. Perché doveva tacere, scusa? Non ha nulla da nascondere, Santoro. Relativamente alla famosa ormai telefonata nella quale Santoro assieme all'imprenditore Vito Giuseppe Giustino di Bari ride, l'avvocato Rossi ha precisato che la telefonata lui non l'ha ascoltata, ma comunque si parlava di lavoro ed era un modo di fare che non voleva offendere nessuno. Nell'ordinanza, il GIP, lo ricordiamo, scrive ride in maiuscolo. L'uomo ai domiciliari annuisce e ride parlando delle future commesse, in particolare di Amatrice. Giustino è al telefono con il geometra della sua stessa ditta, Leonardo Santoro, anche lui ai domiciliari. Santoro, si legge ancora nell'ordinanza, gli racconta quello che ha detto a Lionello Piccinini, dipendente del MIBAC, a sua volta ai domiciliari, dopo il terremoto di Amatrice. Se ti posso essere utile, voi fate l'elenco, mo dovete fare uno screening dei beni sotto vostra tutela. Se vi serve qualcosa per i puntellamenti, via dicendo, noi siamo a disposizione, racconta Santoro Giustino, che ride più volte. Sul fronte dell'interrogatorio e delle contestazioni mosse, Santoro, dicevamo, è stato l'unico ad aver risposto ieri all'interrogatorio di garanzia. Il mio assistito, aggiunto l'avvocato Rossi, ha fornito dei chiarimenti. Peraltro Santoro, un impiegato della cooperativa, non ha poteri di spesa né decisionali. Lui si occupa di coordinare gli interventi tecnici nei cantieri e ha spiegato quello che è successo. Ha spiegato perché sono state fatte delle perizie di variante, perché apparentemente i costi sono lievitati, ma di fatto non è lievitato nulla. Ha spiegato che in corso d'opera sono venuti fuori degli affreschi importanti nel teatro comunale che la sovrintendenza ha detto prima di fermare e poi di restaurare, quindi tutto questo ha determinato una serie di ostacoli. Bocca cucita invece da parte di Marcello Marchetti dell'Aquila, architetto del segretariato MIBACT, difeso dall'avvocato Francesca Caccia. Quindi appena avremo maggior contezza di quello che è la fase, diciamo, le indagini effettuate dalla PG, decideremo che strada percorrere. Per ora ci siamo avvalsi alla facoltà di non rispondere. Sono complessivamente 35 gli indagati, 10 ai domiciliari, 5 interdetti dal lavoro e 20 indagati a piede libero tra funzionari pubblici, tecnici e imprenditori. Rimaniamo su questo argomento perché è stato chiesto il rinvio a giudizio per l'ex responsabile del MIBACT Abruzzo, Fabrizio Magani. L'inchiesta è relativa alle procedure del dopo sisma per i beni ecclesiastici. Con Magani indagati 4 avvocati di Roma, udienza preliminare in ottobre. Un MIBACT senza pace in questo periodo. È stato chiesto infatti anche il rinvio a giudizio per l'ex capo del MIBACT Fabrizio Magani e per altri 4 indagati. Parliamo di un filone di inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila, se ne occupa il PM Antonietta Picardi. Le accuse ipotizzate a carico dei 5 indagati sono peculato e turbativa d'asta. Fabrizio Magani, ex responsabile del MIBACT per l'Abruzzo, è indagato assieme a 4 avvocati di Roma per la procedura negoziata riguardante l'affidamento del servizio legale di supporto giuridico al MIBACT Abruzzo. Un servizio giudicato di rilievo dalla Procura della Repubblica, soprattutto nel post-sisma, perché fungeva di fatto a quell'epoca da stazione appaltante per la ricostruzione di tutto il patrimonio ecclesiastico. La Procura contesta l'illegittimità nella procedura e successivi pagamenti per prestazioni di assistenza legale che in realtà non sarebbero state mai svolte. Accuse dalle quali gli indagati potranno difendersi nell'udienza preliminare che è stata fissata nel prossimo mese di ottobre.
E parliamo adesso di siccità, perché il direttore di Coldiretti Abruzzo, Giulio Federici, fa il punto della situazione per quanto riguarda questa emergenza. La crisi idrica sta infatti mettendo in ginocchio le coltivazioni orticole in Marsica, nella piana del Fucino, che da sole valgono il 25% del PIL nazionale del settore. Problemi anche per l'olivicoltura. Coldiretti chiede la creazione di un bilancio idrico regionale. Il servizio di Alfredo Primante. La situazione che sta creando la siccità genera problemi soprattutto nella Marsica per la coltivazione di ortaggi e verdura, ma un po' in tutta la regione. I danni sono tanti. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché è vero che un pochino sono cambiate quelle che è la stagionalità e quelle che sono le stagioni, e in questo momento ci troviamo con una bassa piovosità. Ma evidentemente c'è stato un momento in cui dell'acqua ce n'era e ce n'era molta e non siamo stati in grado di stoccarla, quindi noi abbiamo un problema strutturale che ormai ci accompagna da un po' di tempo. Non abbiamo mai fatto una programmazione e un vero e proprio bilancio idrico regionale. Dobbiamo rivedere le reti di distribuzione, dobbiamo rivedere quelli che sono i bacini di accumulo. Sul versante dei danni, voi avete fatto una prima stima di quanto costerà questa ondata di siccità? Questa siccità costerà un occhio della testa, parliamo di oltre 200 milioni di euro fino adesso, solo per la Marsica. 13.500 ettari di ortaggi, circa 2.000 aziende coinvolte. Il problema, come vi dicevo, paradossalmente non si risolverà neanche con l'attivazione del decreto 102. Perché? Perché qualora comunque non si individui a livello nazionale un percorso diverso, lo stato di calamità, secondo le norme attuali, difficilmente può essere attivato. Problemi per gli ortaggi, abbiamo detto, nella Marsica, problemi anche per l'olivo. Forse l'unica nota positiva potrebbe arrivare dal fatto che ad una minore produzione potrebbe corrispondere una maggiore qualità, se parliamo di, ad esempio, della frutta o anche del vino e dell'uva. Ma questo è tutto vero, ho fatto una battuta qualche tempo fa, siamo arrivati alla frutta e quando l'ho fatta intendevo dire proprio che, passando dagli ortaggi, quindi con la problematica importante intorno alla mancata coltura degli ortaggi, stiamo arrivando alle problematiche intorno agli alberi più grandi, quindi agli alberi da frutto. L'olivo ne sta risentendo, la frutta ne sta risentendo tutta, si è accelerata la maturazione, i frutti stessi sono più piccoli. Per quanto riguarda il vino, quindi l'uva, andremo alla raccolta sicuramente in anticipo. Si prospetta senz'altro una stagione non eccellente come quantità, ma sicuramente eccellente come qualità. In provincia di Teramo e nelle vallate del Vomano e del Tordino non c'è emergenza idrica. Agli utenti consortili è garantito il fabbisogno idrico necessario al settore agricolo per tutta la stagione irrigua. Lo dicono Regione Abruzzo e Consorzio di Bonifica Nord di Teramo, aggiungendo che si tratta di un risultato raggiunto grazie all'azione congiunta intrapresa nel mese di gennaio 2017 dalla Regione Abruzzo, nonché da Enel, consorzio stesso e associazioni di categoria, sulla necessità di rinvasare il bacino idrico di Campotosto per un volume pari a circa 65 milioni di metri cubi di acqua. Il gruppo regionale di Forza Italia critica aspramente l'operato dell'assessorato all'agricoltura e la direzione delle politiche agricole. Domande ferme e soldi europei che rischiano di ritornare a Bruxelles. Il presidente della Commissione di Vigilanza Regionale, Mauro Febbo, chiede un deciso cambio di passo e di rotta. L'agricoltura abruzzese è a rischio default, dicono i consiglieri regionali di Forza Italia Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri. GAL, pacchetto giovani e misure investimenti ancora fermi al palo, continuano gli esponenti azzurri per i pasticci creati all'interno della direzione delle politiche agricole della regione Abruzzo. Il PSR è in forte ritardo e quindi rischiano di essere bloccati di fatto 200 milioni di euro di investimenti nel settore primario. E poi c'è la confusione creata sulla misura investimenti e ristrutturazione, dove non sono stati concessi 15 giorni di proroga a causa di una falla nel sistema nazionale di missione dei dati. Per questo ci sono diverse centinaia di imprese che rischiano di entrare in difficoltà.
Oggi abbiamo una direzione, un dipartimento completamente fermo, peraltro c'è tanta professionalità che oggi si sente demoralizzata, insomma frustrata, perché non riesce a far capire all'assessore, quindi alla politica e soprattutto a chi dirige il dipartimento, che deve utilizzare quelle che sono le proprie risorse professionali interne. E le pratiche non vanno avanti perché si seguono delle procedure che non sono in linea con i dettati europei, soprattutto perché non si vogliono seguire quelle che sono è la naturale il rapporto che c'è sempre stato tra agricoltura e quindi aziende agricole e la direzione. Si continua a gestire dall'alto, far calare le decisioni, e questi sono i risultati. Ci sono le misure infrastrutturali che sono sicuramente importanti, perché per le aziende significa la sfida per il futuro. Ci sono tanti decine e decine di milioni di euro, altri decine e decine di milioni di euro che vogliono mettere gli imprenditori agricoli, non si riesce a sfruttare la pratica, e non lo si riesce perché non si è dato corso a quel che era una richiesta legittima fatta in tempi non sospetti da tutti, dal mondo agricolo rappresentando dalle organizzazioni, ma anche dal mondo degli ordini professionali, gli agronomi, i geometri, gli ingegneri, che chiedevano una proroga perché c'era impossibilità di immettere queste pratiche all'interno del sistema SIAN. Torniamo all'Aquila adesso, dove arriva Sistri, un sistema per tracciare le macerie del post-sisma, un sistema sperimentale e innovativo per il capoluogo che, volendo, potrà anche essere esportato. L'iniziativa grazie all'accordo tra uffici speciali per la ricostruzione e il Ministero dell'Ambiente. Le macerie ora diventano tracciabili con il Sistri. Si tratta di una chiavetta USB e di una piccola scatola nera. Sono gli elementi che fanno funzionare il nuovo meccanismo di tracciabilità delle macerie derivanti dalla ricostruzione post-sisma. Il Sistri sarà attivo a partire dalla fine dell'anno grazie ad un accordo tra gli uffici speciali della ricostruzione e il Ministero dell'Ambiente, che permetterà di tracciare passo passo i percorsi delle macerie. La rete del Sistri, il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ideato nel 2009 per informatizzare l'intera filiera del ciclo di gestione dei rifiuti speciali pericolosi urbani, garantirà la copertura satellitare del tracciamento della rotta dei mezzi. Un modello riconosciuto a livello nazionale. Sono quasi 3 milioni di tonnellate, infatti, le macerie movimentate sino ad oggi. Non è inoltre escluso che il nuovo metodo di tracciabilità delle macerie non possa essere esteso anche a comuni del nuovo cratere sismico. Di fatto le macerie, parliamo delle macerie prodotte nei cantieri della ricostruzione per quanto riguarda tutta l'attività connessa al sisma del 2009. Sostanzialmente adesso, con questo accordo che è stato raggiunto col Ministero dell'Ambiente, la rete del Sistri ci garantisce la copertura satellitare per il tracciamento delle rotte dei mezzi. Continueranno gli operatori ad operare sul nostro sito, dove inseriscono i dati, e già lo stanno facendo dal 2012, con tutte le informazioni relative ai rifiuti e alle macerie legate ai cantieri della ricostruzione. Però, a seguito dell'interruzione del servizio che prima ci forniva l'ACI, non riusciamo a reintegrare questo sistema con l'appoggio del Sistri. Il modello dell'Aquila, del monitoraggio delle macerie, è un modello che viene riconosciuto a livello nazionale, tant'è che siamo stati chiamati l'altro anno anche da Ecomondo per rappresentare proprio come funziona il meccanismo, perché già andando sul sito degli uffici speciali ci sono praticamente tutti i dati dettagliati dello smaltimento delle macerie. Allora, questo di oggi che viene rappresentato oggi praticamente è un passaggio successivo che riguarda in particolare la tracciabilità delle macerie, che già è stata resa operativa già da qualche anno, già nella fase commissariale. Questo è un passaggio ulteriore fatto concordando col Ministero dell'Ambiente, perché praticamente fa sì che i dati che sono del monitoraggio sui siti degli uffici speciali sono così strettamente legati a quelli della tracciabilità delle macerie, adottando questo sistema Sistri. Per completare i lavori alla biblioteca De Meis di Chieti arriveranno 300.000 euro. Questa è la promessa del presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ieri ha effettuato un sopralluogo nel cantiere.
300.000 euro per completare la ristrutturazione dell'ex biblioteca provinciale di Chieti de Meis, crollata nella notte tra il 2 e il 3 giugno del 2005. E quanto ha promesso al Comitato Cittadino per la salvaguardia e il rilancio di Chieti il presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, che ieri ha effettuato un sopralluogo all'interno del cantiere. Qui si lavora dal 2015 sul primo lotto delle opere ormai quasi concluso. Servono però altri 300.000 euro, come hanno confermato il progettista e il titolare della ditta che si sta occupando dei lavori. Il presidente ha garantito che i fondi verranno stanziati e reperiti all'interno del bilancio. Vedere questo cantiere che è arrivato al suo 88%, 90% e gli manca pochissimo per essere messo in esercizio, è chiaro che è uno stimolo alla finanza regionale, alla finanza pubblica regionale, alle economie in giacenza nei tanti cantieri che producono economia, per fare in modo che quello che manca, e mi si dice 300.000 euro, così si completerà questa struttura che è un pomo di educazione della città, della provincia di Chieti e forse della regione Abruzzo. La biblioteca De Meis nasce con una donazione di 12.000 testi all'inizio ad opera della famiglia De Sterlik. È straordinario quello che tornerà a vivere qui. Un impegno della provincia di rigenerare questo luogo, che è stato un luogo di aggregazione di cultura, attraverso un intervento importante che è quasi al termine. Mancano questi soldi, 300.000 euro, per attrezzare le aule, per terminare quindi la rigenerazione, l'informatizzazione di questo spazio, che sarà sicuramente il cuore pulsante di Chieti, grazie anche a un'attività importante che l'associazione guidata da Giampiero Perrotti ha saputo coinvolgere, soprattutto i ragazzi che noi vediamo qui, che sia uno spazio veramente dove si incontri la cultura e le nuove generazioni possono avere spazio per le proprie progettualità. 58 imprese sono state finanziate grazie ai tagli degli stipendi dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Ad un anno dall'avvio dell'iniziativa, oggi è stato tracciato un bilancio insieme a Credit Fidi, partner dell'iniziativa. 133.000 euro sui 500.000 ricavati dal dimezzamento volontario degli emolumenti dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle in un anno hanno finanziato 58 piccole e medie imprese attraverso il sistema dei Confidi. 1.200.000 euro totali erogati, mediamente 20.000 euro per ciascuna impresa, che hanno contribuito a far crescere anche 11 nuove attività, commercio, artigianato, servizi e ristorazione, i settori interessati dall'iniziativa dei 5 Stelle, che si affianca all'acquisto di una turbina a spalaneve, dicono i pentastellati, esempio di cosa si possa fare tagliando i costi della politica. Noi abbiamo dimezzato i nostri stipendi, cosa che avevamo detto già in campagna elettorale, abbiamo tagliato le nostre indennità di funzione, non prendiamo i rimborsi non documentati, tutto questo lo facciamo senza una legge perché vogliamo farlo. Per aiutare anche gli altri abbiamo preparato una legge che abbiamo presentato, legge che però purtroppo è stata rimandata di nuovo in commissione, una legge molto semplice che semplicemente riduce gli stipendi, l'indennità di carica dei consiglieri regionali e riduce anche in parte i rimborsi. Non sono necessari a nostro parere, se noi riusciamo a lavorare con più o meno la metà dei nostri emolumenti, la stessa cosa potrebbero fare gli altri. Questa iniziativa portata avanti col Movimento 5 Stelle è una piccola goccia del mare, sono 12.000 posti di lavoro che si sono persi in 5 anni nell'artigianato. 2-7. Purtroppo sì, il dato parla da solo, c'è una difficoltà generale soprattutto delle micro e piccole imprese, per questo noi abbiamo sposato l'iniziativa del Movimento 5 Stelle, perché in realtà con pochissime risorse si sta dando un segnale politico ben preciso. E quello che noi chiediamo, stiamo chiedendo quotidianamente alla Regione Abruzzo, sono 3 anni praticamente di regione ferma, non riusciamo né a sbloccare i fondi della vecchia programmazione, su quello basterebbe una semplice delibera di giunta regionale, né tantomeno parliamo della nuova programmazione e abbiamo un sistema soprattutto di micro e piccole imprese che ha una quotidiana difficoltà per quanto riguarda l'accesso al credito. Ci spostiamo a Teramo adesso perché il rettore dell'università, Luciano D'Amico, ha presentato il nuovo anno accademico dell'Ateneo ed ha esposto i dati sul posizionamento nel sistema universitario.
Nuova offerta formativa che vede una novità di assoluto rilievo, un corso di laurea magistrale in inglese in economia con l'Università di Roma La Sapienza ed è un corso su economia dell'innovazione che va a completare il quadro dell'offerta formativa dell'Ateneo, ma direi anche dell'offerta formativa di economia in generale della Regione Abruzzo, su cui un ruolo di primo piano lo giocano le università di Chieti Pescara e dell'Aquila. È un'offerta formativa che vede salire a 4 il numero dei corsi di laurea magistrale erogati tutti in inglese, è un impegno in più che chiediamo ai nostri studenti, ma un impegno che viene poi ripagato anche in termini di occupabilità, oltre che naturalmente di una formazione più completa e direi di competenze che possono essere spese anche al di fuori dei confini provinciali o regionali. Abbiamo un'ottima percentuale di occupazione a 3 anni dal conseguimento del titolo, questo lo dice Alma Laurea con una sua indagine indipendente, è un risultato che ci sprona in qualche modo a rendere sempre più attrattiva la nostra offerta formativa. Aver potuto offrire ai nostri studenti nuovi laboratori, percorsi innovativi e direi anche un servizio di placement che da 2 anni a questa parte è stato completamente rivoluzionato e che consente un accompagnamento dei nostri laureati alla ricerca anche di una prima occupazione. Ecco, direi tutti questi motivi penso siano un po' alla base di un risultato estremamente positivo e che contiamo auspicabilmente di migliorare, ma saremmo molto contenti anche se potessimo mantenere questi livelli. Siamo, secondo il Censis, secondi tra i piccoli Atenei, secondi su 11 piccoli Atenei che operano in Italia. E le variabili considerate dal Censis per quanto riguarda quelle su cui l'Ateneo può incidere direttamente ci vedono spesso al primo posto. Su altre variabili sono variabili di contesto su cui la nostra azione è un po' più limitata, però direi che il risultato complessivo è assolutamente positivo. Si chiama Vola in alto, la canzone composta dal maestro Dino Bucciante è dedicata alla terra d'Abruzzo dilaniata dalle calamità naturali, dal sisma del 2009 fino alla tragedia di Rigopiano. Il compact disc è stato presentato a Loreto Aprutino, il servizio di Vestina News. Opera del maestro Dino Bucciante, questa nuova canzone Vola in alto per ricordare un po' le stragi che si sono susseguite qui in Abruzzo dall'Aquila 2009 fino all'ultima di Rigopiano 2017. Che cosa ha portato il maestro Dino Bucciante a scrivere questa canzone? Tutte queste tragedie che sono successe le ho assistite minuto per minuto tramite i TG e poi in particolare la tragedia di Rigopiano, che è quella che mi ha preso di più, insomma, ecco, mi ha preso più sul fatto personale. E lì mi è venuta l'idea di scrivere questo brano che si intitola Vola in alto insieme a un collega di Monte Catini Terme. Il totale ricavato di questo CD, perché noi lo vendiamo, il totale ricavato lo vogliamo devolvere agli orfani di Loreto Aprutino, vittime di Rigopiano. Pensieri, emozioni, c'è un po' di tutto in questo brano, anche perché poi tra l'altro ascoltandolo si percepisce molto bene lo stato d'animo di quando ho scritto questo brano qui. È possibile versare fino al 31 dicembre 2017, dopodiché ci sarà la devoluzione. Ringrazio personalmente Dino Bucciante che con la sua orchestra italiana mette in vendita questo CD e quindi l'ennesima iniziativa di generosità che molti cittadini di Loreto e non, ma diciamo di tutta Italia, anche dall'estero, sono stati colpiti da ciò che è avvenuto a Rigopiano e quindi nell'aiutare gli orfani, ci sono anche dei ragazzini piccoli che avranno sempre bisogno e quindi il continuare le iniziative di raccolta fondi è qualcosa che comunque lascia sperare, la gente non ha dimenticato, quindi grazie a Dino Bucciante e alla sua orchestra italiana e che ci siano ben volentieri altre iniziative. E apriamo adesso la pagina di sport perché si è giocato questo pomeriggio, si sta giocando l'amichevole tra il Pescara di Zeman e il Teramo di Antonino Asta allo stadio dei Marsi di Avezzano. Dunque si è rinnovato ancora una volta l'appuntamento che vede da anni biancazzurri e biancorossi sfidarsi nella parentesi estiva. Intanto le due squadre stanno per concludere i rispettivi ritiri, quello di Rivisondoli il Delfino, quello di Alfedena il Diavolo. Il Pescara però poi ad agosto avrà anche una appendice perché
cambierà location e comincerà a sudare a Palena. Per quanto riguarda il mercato del Pescara, la società sta per cedere gli attaccanti Forte e Polidori. Su quest'ultimo c'è la Provercelli con l'ex Arezzo, che dunque rimarrebbe nel campionato cadetto, seppur con un'altra maglia. Gli altri nomi in uscita sono quelli di Milicevic, Rossi, Stendardo, Bruno e Vitturini. E proprio Vitturini sta per accasarsi a Carpi, prestito con diritto di riscatto per il giocatore. Discorso differente invece per Memusciai, Bovo, Coda e Benalì, che il Pescara invece, così come Fiorillo, sarebbe felice di trattenere in rosa. Intanto si sta per concludere l'avventura di Guglielmo Stendardo in bianco-azzurro, il difensore arrivato nel mercato invernale, sta per dire addio al Delfino. In entrata invece ancora battuta la strada che porta al centrocampista Matteo Pessina dell'Atalanta, su cui però c'è una folta concorrenza. In casa Teramo invece ai saluti l'attaccante Mirko Petrella, che sembra destinato a lasciare i colori biancorossi per sposarne altri colori biancorossi, quelli della Triestina. La partenza del pratolano però dovrebbe essere formalizzata solamente nel momento in cui sarà ratificato il ripescaggio nella terza serie degli alabardati. Per quanto riguarda Sansovini, si continua a lavorare sulla sua situazione e non è escluso che durante la partita di oggi siano state fatte ulteriori analisi. La pista Pineto comunque rimane concreta. In entrata, fatte le uscite, si penserà ad un centrocampista e a uno o due esterni d'attacco. Scendiamo in Serie D adesso, perché si è aperta la stagione dell'Avezzano. Non nasconde le proprie ambizioni il presidente Gianni Paris, che punta alla vittoria del campionato dopo aver allestito una squadra molto competitiva. Da oggi la squadra è al lavoro a Caramanico Terme, agli ordini del tecnico Umberto Marino. Noi ascoltiamo il presidente biancoverde al microfono di Paolo Renzetti. Facciamo la storia, questo lo slogan per la nuova stagione dell'Avezzano. Presidente Paris, questa volta non vi nascondete, puntate in alto, l'obiettivo è la promozione. Beh sì, non si va ad allestire una squadra del genere per nascondere gli obiettivi. Il mister lo sa, il gruppo anche. Partiamo per fare un campionato di vertice, speriamo di stare lì su fino alla fine e di giocarcela quando sarà il momento di avere l'opportunità per sfruttarla e fare nostra qualcosa di fondamentale per il calcio marsicano, non solo dal punto di vista calcistico ma anche dal punto di vista di promozione turistica del territorio. Per puntare in alto avete puntato ad un nuovo allenatore, una squadra largamente rinnovata. E a proposito di squadra, è chiusa la campagna acquisti dell'Avezzano o manca ancora qualcosa? Beh, vi do un'anteprima, perché ovviamente non l'abbiamo neanche pubblicato sulle nostre fonti ufficiali. Abbiamo acquistato per un anno l'esterno sinistro d'attacco reduce dal campionato nel Barletta Saverio Pellecchia, che in Abruzzo ha giocato in Serie D con il Giulianova, e quindi con Pellecchia andiamo sicuramente a completare un reparto offensivo di prim'ordine. Si guarda la prossima stagione con fiducia. Come mai la scelta di affidarsi ad Umberto Marino? Beh, Umberto è stato qualcosa che fa parte della parola empatia. Abbiamo subito raggiunto la sintonia. Avevo parlato con tanti allenatori prima, ma nessuno aveva deciso di scegliere l'Avezzano Calcio immediatamente, così in 24 ore. Umberto Marino l'ha fatto, quindi è partito da un progetto che è quello ambizioso della società, e ovviamente se le cose dovessero andare bene lo vedreste anche per la stagione successiva. In campo l'obiettivo è quello di vincere, fuori dal campo l'obiettivo è quello di riconquistare attraverso i risultati l'affetto anche della curva nord. Beh, questo sarà uno dei miei scopi di questa stagione: attraverso i risultati, attraverso le vittorie, attraverso le emozioni che danno i due colori, il bianco e il verde, portare la curva nord ad essere quella di una volta e ovviamente ad avere uno stadio pieno di avezzanesi, pieno di marsicani che vogliano veramente insieme a noi fare la storia. Sempre in Serie D, ieri primo giorno di allenamento anche per il Pineto, il presidente biancoazzurro Silvio Brocco parla delle ambizioni della rinnovata formazione, sempre agli ordini del tecnico Daniele Amaulo, della possibile composizione dei gironi
di quarta serie e per il momento esclude l'idea legata a Marco Sansovini. Presidente Silvio Brocco, siamo pronti per ripartire una nuova avventura con una squadra che è quasi completamente rivoluzionata e un obiettivo importante da centrare. L'obiettivo sicuramente è quello di fare bene, penso che ci siano i presupposti, sono ragazzi che vengono dalla categoria che conosciamo, sono bravi sicuramente, non deluderanno di certo e quindi ci auguriamo di fare un bel campionato. Lavori al Mariani Pavone per l'impianto del sintetico, insomma c'è tutto un movimento che si muove intorno al Pineto Calcio proprio per far crescere a 360 gradi il calcio a Pineto. Questo mi piace moltissimo perché è uno spazio che io dedico ai ragazzini della scuola calcio e avranno modo quindi di divertirsi, di giocare, soprattutto quando ci sono gli istruttori loro e quindi i bambini che vengono avranno veramente uno spazio bello, igienico, pulito e quindi si divertiranno. Di questo sono felicissimo. Presidente, oggi sono uscite un po' le prime indiscrezioni sui gironi, forse molto probabilmente si dice che le abruzzesi saranno divise anche quest'anno e che forse solo le due teramane resteranno nel girone F. Penso anch'io perché questo è un girone geograficamente già definito, siamo sulla fascia costiera e quindi logisticamente è questo, ci saranno sicuramente le 8 marchigiane, 4 romagnole, noi abruzzesi 4 perché sono sicuro che il Francavilla verrà ripescato insieme a Campobasso e Dagnone e quindi le 18 sono già fatte, poi la Lega deciderà. Due parole su questo caso Sansovini, viene a Pineto, non viene a Pineto, Brocco lo vuole? Non lo sappiamo, no, non so nulla sinceramente. Si tratta di un professionista, se vociferato questo, però sinceramente io ancora non prendiamo nessuna decisione in merito. Non è vero che hai fatto nessuna proposta? Assolutamente no. Questo era anche il nostro ultimo servizio, il TG6 torna questa sera alle ore 23. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.